Si è concluso un anno scolastico del tutto particolare, credo unico nella storia della nostra Repubblica. Un anno che certamente ha visto l'impegno degli insegnanti, delle famiglie e la pazienza anche dei ragazzi che in condizioni non abituali e non legate ad un modo usuale di poter interagire tra loro e con i docenti, hanno portato avanti i programmi che sono stati, diciamo, in qualche modo oggetto dei consigli di classe. In situazioni straordinarie, qual è quella che abbiamo vissuto e stiamo vivendo per il coronavirus, è chiaro che non si poteva, gestire la vita scolastica in maniera diversa, ma non si poteva neanche far finta che non ci fosse niente che si potesse fare. È indubbio che tante cose, tanti aspetti devono essere migliorati, ma ci auguriamo che non ci sia la necessità per il superamento, ecco, di questa pandemia. Però è anche vero che bisogna dire un grazie grande, grande, grande a quanti hanno affrontato questi mesi di disagio con l'impegno del garantire le lezioni tramite i mezzi di comunicazione, i tablet, i computer, e un grazie anche alla pazienza dei ragazzi che non hanno mancato di seguire e di fare del loro meglio. Un saluto e un augurio particolare vorrei che giungesse a coloro che tra una settimana o poco più inizieranno gli esami di maturità, anche questi in maniera del tutto, diciamo, anomala. Vorrei però che sentissero non solo vicini i loro genitori, le famiglie, gli insegnanti, ma anche l'aiuto e il supporto di tutta quanta una comunità, la quale proprio per sua indole è attenta all'ascolto del grande, unico maestro, il Signore, a cui vogliamo affidare le famiglie, gli alunni e la gratitudine verso i nostri insegnanti, insieme a Maria, sede della Sapienza. Buona settimana a tutti.